Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Una cosa, no? Però tornando alle facce, che giustamente ti sono sempre piaciute, hai sempre avuto una capacità straordinaria di raccontarle. Ma, per esempio, già il fatto che abbiamo due facce di donne, adesso qua c'è la Meloni, peraltro in un momento... Oh, Madonna! No, non ti piace, no. Cioè, la Meloni e la Schlein sono due facce di donne, non è già una novità commentare due facce di donne che rappresentano due modi di pensare, due modi di cosa? Madonna, non è che perché è una donna risolverà i problemi, dai ragazzi, smettiamola, sono falsi problemi, ci perdiamo con delle superficialità assurde. Cosa vuol dire? Sono due facce di donna. No, vuol dire che sta cambiando la politica. Poi naturalmente nessuno dice che l'una o l'altra avranno qualche ricetta miracolosa, per carità. Sì, però abbiamo inventato niente. Ci sono state tante donne che sono state capi di governo in grandi paesi, quindi non abbiamo inventato niente. Certo, in Italia mai. Scusami, Beppo, la faccia della Schlein ti sembra una faccia che racconta il futuro, una nuova generazione, un nuovo modo di essere? Beh, io devo dire, è provato che sono stato uno dei primi a sostenere Elie. Quando nessuno pensava avesse potuto vincere, va bene? Quando dicevo vincerà lei contro Bonaccini, perché vincerà lei. Vabbè, e perché comunque, ti piace? Perché la conosco da tanti anni, la conosco personalmente, umanamente, conosco la sua sensibilità, la sua visione, la sua intelligenza, insomma, e credo che abbiamo bisogno di gente intelligente.